Non ho la minima idea di che cosa sia successo. Comunque, ciao a tutti ragazzi e ragazze, 79.000 è ritornato. Allora, è successo un casino. Praticamente la tier NFE su Showdown non esiste. Allora, mentre aspettavo che Giulio mi contattasse, mi ha sfidato in OU, però spiegandomi di lottare in Overused con i nostri team NFE. Solo che siccome mi aveva detto di aspettare, non avevo ancora buildato il team. Allora adesso buildiamo rapidamente il nostro team NFE. Non cagate questi team. New team formato. Allora, quindi formato OU, tanto lo cer li cerco i Pokémon, quindi. Allora, formato. Cos'è che aveva dato lui? Non c'è. Allora, formato di merda. Come nome mettiamo NFE. Aggiungiamo i Pokémon. Allora, il primo Pokémon da aggiungere è Bailiff. Bailiff. Ok, come strumento ovviamente Evuiolite. Allora, dicevo, come strumento Evuiolite, Erba Aiuto va benissimo come abilità. Dunque, le mosse di no, prima di tutto la leve statura. Allora, Adamant con full PS. Poi 125 difesa e adesso come minchia. Giusto. 125 difesa e lui ne segna 124 perché mi odia. 125 in difesa speciale, i restanti in attacco. In attacco dovrebbero essere 6 che non vengono contati perché la simpatia qua è di casa. Ma perché? Ma ah, oh, questa è bella, ragazzi. Io voglio l'attacco. Allora, facciamo così. E ne mette 8, ma. Ok. Lasciando stare tutto ciò che è successo ora, credo di averlo è stato giusto. Dunque, le mosse riflesso. Allora, reflect. Poi, schermo luce. Light screen. Dopodiché è un set particolare, Parassiseme, Leech Seed e come quinta, sì, come quarta mossa, Contatore Counter. Perché mi piace. Ok, primo Pokémon fatto, andiamo in fretta. Monferno è il prossimo Pokémon. Monferno perché mi piace Monferno come è fatto e perché mi era arrivato un Chimchar con Ferropugno e mi è venuta voglia di fare Monferno con Ferropugno per questa lotta. Allora, prima di tutto qua, anche lui deciso, non ho voluto farlo mix, ho voluto farlo deciso, tutto in attacco, ecco qua, tutto in velocità e il restante ovviamente glielo diamo in PS. Strumento focus, il foco nel nastro li diamo perché vi spiego subito perché è debole in difesa. Comunque le mosse, allora fake out, ok, false lacrime è illegale perché vabbè, comunque tuono pugno, thunder punch credo sia thunder punch, esatto. Perché tuono illegale, ma che cacchio sta succedendo? Vabbè, lasciamo stare. Pugno rapido, Mach Punch, Match Punch, Punch Punch, Punch. E come dov'è? Quarta mossa, fuoco carica. Fire, non la vedo. È Fire Blitz. Eccolo qua, Fire Blitz. Anche Monferno è fatto. Terzo Pokémon, Starevia. Allora, all'inizio pensavo potesse imparare Zuffa, ma ho dimenticato che la impara quando è Staraptor. Allora l'ho pensato così, ovviamente con prepotenza, come strumento Yachi Berry, dunque Yachi Berry, ok, io l'avevo scritto male. Natura decisa, sì, sono tutti decisi a vincere. Dunque, tutto in attacco, tutto in velocità, praticamente come Monferno, ma un po' più volante, ecco. Dunque, le mosse, molto semplici. Allora, è pensato con delle mosse
particolari che però si conoscono. Sono Quick Attack, poi Endeavor, che è rimonta, l'ho letto dalla descrizione, credo sia rimonta Endeavor. Dopodiché mi sono perso Baldeali, Brave Bird, ok, e come quarta mossa U-Turn, retromarcia, ok, anche Starevia, anche Starevia è fatto, usciamo da sta merda di cielo, vaffanculo, vabbè. Prossimo Pokémon, il quarto Pokémon è Meryl. Allora, devo essere sincero, all'inizio ero convinto che Meryl avesse la stessa potenza, diciamo, di Azumarill. Poi ho visto che di base ha 20 in attacco e in attacco speciale. Tuttavia ho trovato un modo per usarlo, cioè nel senso, non vedo perché non posso utilizzare anche lui la combro, sì. Beh, Baccacedro, Citrus Berry, perché non me lo segna? E dov'è la Baccacedro? Perché mi deve andare a... ecco, ah, Citrus senza C. Pardon, errore mio. Macroforza con la Citrus, le mosse... Allora, Belly Drum, eccolo qua. Poi, dov'è? Carineria, Playrogue, Play, credo che basti, ok. Poi gli diamo Splash, no scherzo, dunque, Return, sai, la fantasia. Dopodiché, troppo forte, troppo forte, no, Super Power, eccolo, non mi veniva, ce l'avevo da Malamar ma non mi veniva. Ah, ma stare via, ops, un secondino, scusate. Starevia era allegro. Torniamo a Meryl. Meryl è deciso, mi sono confuso perché sono deciso, cioè allegro, deciso, ok. Ma no, che roba, che razza. Allora, full in attacco, full in velocità, anche Meryl, sì, anche Meryl lo faccio full velocità perché non è che è bassa la velocità, ci sta, comunque il resto in PS la velocità ci sta, ma non se la fila, ecco. Quinto Pokémon, ce la faccio più. Allora, quinto Pokémon, Clefairy. Anche qui, all'inizio ero convinto che Clefairy avesse come abilità nascosta, avesse sto cazzo, avesse, non mi viene in mente, avesse imprudenza, ecco. Mi sono dimenticato che ha amico scudo finché non evolve. Nulla di grave, ho trovato anche qua una soluzione per utilizzare Clefairy. Dunque, strumento... dov'è? Assault Vest. Infatti, con l'Assault Vest. Quindi, la natura per Clefairy in questo caso diventa modesta. Lo versiamo tutto in PS. Tutto in attacco speciale. Ecco qua. E il resto... scusate, ok. Il resto glielo voglio comunque dare in difesa, tanto per, cioè, giusto per dargli un po' di difesa in più. Le mosse. Allora, dunque, fulmine, adesso le devo trovare tutte. Fulmine e Thunder. Thunderbolt. Qua. Ok, poi come seconda mossa psichico, Psychic. Lancia fiamme, flamethrower, eccolo qua. E come dov'è? Come quarta mossa gli diamo forza lunare, che se non sbaglio è Moonblast. Eccolo qua, sta di tipo folletto ed è anche tra queste la mossa più potente che ha Clefairy in questo caso. Come sesto Pokémon ho scelto Yanma. All'inizio ero tentato di... cioè avevo pensato una roba da Baton Passer, poi mi sono ricordato che, a parte la Baton Pass Close che permette un Pokémon solo col Baton Pass, mi sono ricordato che come tattica a me fa schifo, poi non mi ricordavo se Yanma potesse impararla o no. Tuttavia, anche Yanma, stessa roba di prima, boom, modesto, lo facciamo full attacco speciale, full velocità, e il resto, vabbè, anche qua glielo diamo in PS. Ok,
Come abilità, tuttavia, ho deciso di usare Yamma come, chiamiamolo, scout, dandogli frisk, ovvero indagine. Come strumento, all'inizio avevo pensato alla baccamoia, ma siccome ce l'ha già Starevia, e voi sapete che non mi piace utilizzare due strumenti uguali, anche se in teoria si può fare. Tuttavia, come strumento stavolta volevo dargli, un secondo solo, perché me lo sono dimenticato, sono stradimenticato come uno schifo. Vabbè, mi perdonerà il mondo, ma io utilizzerò di nuovo la baccamoia. Mi sta chiamando adesso, sono sicuro. Allora, in fretta. Dunque, Etere Lama, Air Slash, che può permette un bel flincino. Bug Buzz, che era un zio. Psichico, che è psychic. Come quarta mossa, Palla Ombra, Shadow Ball, Shadow Ball, 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 Shadow Ball, eccoti qua. Bene, abbiamo fatto. Credo che ci stia chiamando. Infatti, eccomi. Scriviamo. Adesso, chi inviterà chi non si sa. Io intanto provo, vediamo, lo invito. Allora, ok, ha fatto lui. Infatti, formato U, ma stavolta abbiamo NFE qua. Siamo pronti a una nuova partita. E ad un ovviamente ovvio rematch, dal momento che uno dei due perderà e uno dei due vincerà. Bene, signori, buona visione a questa grande partita. Siamo allo stadio Pokémon. No, non è vero. Carini i suoi Pokémon. Anche lui utilizza Monferno. Vedo che due menti geniali, stesso piatto della serie. Vediamo un po'. Duosion, Pikachu, ovviamente con elettropalla. Monferno, probabilmente cioè, uguale al mio, stessa funzione del mio. Frogadier, mutatipo. Dusclops, che spacca il culo. E Gurdur, che è Gurdur. Direi, iniziamo con Yamma per scoutare un po' il suo primo Pokémon, che penso sia Frogadier. Ok, con Focal Nastro, perfetto. Yamma è fatto apposta per rompere i Focal Nastri. Piazza Fiere Punta, è diventato di tipo veleno. Bella mossa. Bella bella mossa davvero. Allora, vediamo chi potrebbe mettere. Io faccio ronzio perché potenzialmente può colpire tutti, ma non credo che voglia sostituirlo. Cazzo. Meno male avevo gli Yachiberri, meno male. Se no sarebbe morto. Tuttavia non mi sento meritevole di ciò perché ho usato due volte lo stesso strumento. Ora penso che sia un Pikachu con attacco rapido, cioè. Buona lì, ok. Ora mi disintegra perché quelle fiele punte sono fiele e sono punte. Se metto Monferno, mi incula il Focal Nastro al prossimo turno. Quindi direi. Bailiff forse le annulla, no, non credo. Deve essere di tipo veleno il Pokémon per annullare le fiele punte. Se non ricordo male. Infatti mi hanno poisonato. Tuttavia, approfittiamone per parassistemare Pikachu, che mi ha knoccoffato le violite e me l'ha messo in quel posto. Tuttavia non credo che vada giù con un altro colpo. Quindi iniziamo da Schermoluce. 48 pp Schermoluce, porca miseria. Iniziamo da Schermoluce. Cosa? Mettiamo anche Riflesso prima che Bailiff vada giù. È andato giù. Abbiamo solo lo schermo luce, ragazzi. Mettiamo in campo Meryl. Non la sto giocando per niente bene. Non come nello scorso video, che quelle sì che sono state lotte fighe. Dunque, vorrei giocarla con Belly Drama, ma no. Va bene, ci provo. Ci provo, ma. Ok, ne ho approfittato perché adesso ho carineria. Tuttavia, Dusclops ha le violite. Baccacedro, ridarci un po' di vita. Grazie. Bene, abbiamo massimizzato l'attacco più o meno. Carineria. Forse si aspettava Super Power, o comunque non penso che Carineria ne faccia molto. E invece no, ritiro tutto quello che ho detto. Voi non cagatemi. Di nuovo, Carineria, qualsiasi Pokémon mette se la prende in pieno, a meno che non abbia. Infatti, stavo per dire a meno che non abbia Shadow Sneak, che. Cioè, per Tarculo. Cosa abbiamo qua? Oh, perfetto, guardate un po'. Guardate un po' cosa gioca il nostro Sceptile. Starevia, così le fiele punte. In quel posto, Yoturn, così mandiamo KO, credo, Dusclops e ne approfittiamo per switchare.
Non credo che lui voglia lasciare da. Cioè, non credo che lui sostituirà da Asclops. Tuttavia ha resistito. Melma. E ora dobbiamo switchare per forza. Switchiamo con Clefairy, che potenzialmente ci sta. Pain split. Mi devo ricordare come si chiama. Oh, non me lo ricordo, giuro, non me lo ricordo. Tuttavia Moonblast, perché nessuno sa che questo Clefairy è particolare. A quanto pare non gliene frega una minchia a nessuno che è particolare. Ragazzi, io ve lo dico, potrebbe spegnersi da un momento all'altro il computer. La freccia che non si muove come vorrei è qualcosa di... Cosa? Lagga come lo schifo. Lagga. Allora, va bene, allora stavolta rimettiamo in campo Starevia e pensiamola meglio. Direi che andrò di Baldeali. L'ho già detto su Baldeali. Penso di sì, ma lui utilizzerà Pain Split. Oh, ho indovinato. Ovviamente andrà giù prima Staraptor, sì. Andrà giù prima Starevia se continuiamo così. Mi ha fatto anche fuoco fetto. Di nuovo Bird. Perché ti Pain Split? Ah vabbè, che tanto ormai... Ecco, io qua farei rimonta, ma non credo che su Dusclops abbia molto effetto. Voglio il rematch in questa, perché l'ho giocata di merda. Non ho messo neanche un defogger o uno spinner per levare quello schifo. Ma perché mi dà vita? Ah, ok, è tutto nelle mani di Monferno. Siamo nella merda. A meno che... Tono pugno, così mi shadow sneaky. Suono pugno, dai, domanda capo. Ah, ok. Ora, Gurdur, Monferno, Duosion e Pikachu. Non posso sweeparli tutti, sicuramente non posso. Tuttavia proviamo, pugno rapido. Un grazie a un crit mandiamo capo Pikachu, ma grazie a un crit, perché non penso di poterlo mandare capo con un pugno rapido normale. Lì rimangono ancora Duosion, Monferno, Gurdur, mette in campo appunto Gurdur. Ricordo, io ho i pugni potenziati per ferropugno appunto e non voglio utilizzare subito fuoco carica. Proviamo ancora pugno rapido, che non penso lo mandi capo. La lotta finisce, voglio il rematch. Scriviamolo, rematch. Ok, ah ok, l'ha già fatto, usciamo. Ora, la prima lotta è andata così, adesso vedremo il rematch mio, stavolta è mio, prima suo, poi mio. Tuttavia sono stato molto fortunato. Ok, in UNFE accettiamo di nuovo. Ok ragazzi, il rematch contro Giulio. Perfetto. Ti prego, non laggare. Hai resistito fin qua, sei il computer più bravo del mondo. Ti prego, computerino. Allora, stavolta vediamo un po'. Ho capito che Dusclops è il più insidioso. Io starterei di nuovo con Yamma per scoutare il Pokémon che entra. Magari succederà qualcosa di diverso tra Gurdur, che ne sai. No, di nuovo Frogadier. Oh, ma... lo fa apposta? Allora, se utilizza file punte, io uso psichico, allora. Una replica velenosa. Sapevo che aveva il focus, comunque. Ho voluto attaccare, comunque, così. E adesso... Idropompa numeri, resistiamo a due. Numeri davvero. Adesso Pikachu, attacco rapido, immagino. Tuttavia mi sta venendo un'ideuzza. Se io sostituissi, ma così, tanto per chiedere, con Bailiff, prendo l'attacco rapido e non mi faccio niente. Bello, un po' m'ha fatto. L'attacco rapido, non mi faccio niente, stavolta inizio partendo dal riflesso. Stavolta si mette il riflesso. Ora, siamo avvelenati, quindi non credo sia utile fare qualcosa adesso. Però ho utilizzato Brick Break. No, bella questa. Bravo. Qua merita. Bravo davvero, perché non me l'aspettavo. Hai i miei complimenti, perché veramente... No, davvero, cioè, so che Pikachu può imparare Breccia, ne ho uno il rosso fuoco che spacca i culi, ma non me lo sarei mai aspettato. Tuttavia,
poteva succedere. Ora, attacco rapido, break break, non Meryl, non Starevia, Clefairy. Vorrà break breakarmi di nuovo. Proviamo forza lunare, giusto per... ma basta, questo... no, no. Tuttavia, Pikachu comprimazione ci sta tutto. Monblastiamolo di nuovo, questo rematch non sta andando come speravo, sinceramente. Comunque abbiamo visto la potenza di Monferno. Volt che? Voltacle. Ah, Locomovolt. Bella, mi piace. Ah, c'è uno che ci sta guardando. Allora, ah sì, tocca a me. Entra in campo Starevia. Cioè, non sapevo avessimo gli spettatori. Salutiamo quell'alle. Dunque, Duosion, Starevia. È tutta da giocare, no? Scherzo. Facciamo U-turn. Perfetto. Mettiamo Yama come The Spade, diciamo, per incassare il colpo che si prende. Starevia. Infatti, Psycho Shock. Ora, cosa facciamo noi? Rimettiamo Staraptor. Sì. Sono duro, Rimettiamo Starevia. Ma stavolta utilizziamo Baldeali, perché sono sicuro sia di mandarlo KO, sia che se lui dovesse switchare su Dusclops... Ha switchato su Dusclops. Gli facciamo il 25% di danni, lui ha Pain Split. Siamo lì più o meno, 30 stavolta. Dobbiamo... faccio mettere in quel posto. Dobbiamo assolutamente mandargli KO Dusclops, perché una volta KO Dusclops siamo abbastanza in grado di poter sweepare il resto del suo team. E non ho la minima idea di cosa stia dicendo. Abbiamo due spettatori, c'è anche Exca, che è triste. Non sappiamo perché, tuttavia ci stiamo pain splittando da mezz'ora più o meno. Oh, ok, ancora Baldeali, insistiamo. Tuttavia ho paura, molta paura di Gurdur, ovviamente, perché... Oh, grazie, mi hai ridato un po' di vita. Allora, andiamo con l'ultima mossa, speriamo in un crit. Shadow Key? No, non è effetto Shadow Sneak, infatti. Stavolta t'ho fregato, Giulio. Ah, Exca se n'è andato, ok. Dentro Meryl facciamo subito... Sì, avvelenato. Dentro Meryl facciamo subito carineria, perché non c'ho il minimo sbatti di... Ora, entrerà Monferno, secondo me, o Gurdur. Uno dei due avrà il tuono pugno. Monferno, riconosciuto, infatti. Io direi che continuiamo a fare carineria, perché Meryl tanto, infatti, va KO. Non gli ho dato acquagetto, tuttavia, perché non l'ho visto. Manca solo Monferno per noi e lui ne ha ancora 3. Dai, ho quasi finito. Allora, utilizziamo bruciapelo. Anche lui ovviamente l'avrà utilizzato. Stavolta usiamo pugno rapido, ferro pugno ci aiuterà la potenza del ferro pugno, tuttavia non lo mandiamo KO, tuono pugno, porca miseria. Ah sì, guarda cosa faccio adesso. Di nuovo pugno rapido. Anche questa lotta è finita con la nostra sconfitta. Comunque, good gameiamolo, perché è davvero una bella lotta. E io mi sono divertito tantissimo e spero siano piaciute anche a voi. Ok, basta, che devo anche andare a mangiare. Allora, ok ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Come al solito, se vi è piaciuto ditelo con un mi piace, un commento positivo o semplicemente condividendo dove volete. Penso che faremo altre lotte così, perché mi sono divertito un casino, Giulio. Ragazzi, vi metto anche qua in descrizione il canale di Giulio, il canale che mi devo... Battling Land, ecco. E ragazzi, se non siete ancora iscritti ai nostri canali, iscrivetevi. Da Giulio, 79.000 per ora è veramente tutto e buon appetito.